insieme tutti. Ma che bello, che bella gente. Allora, amiche, adesso è il momento dell'applausometro. Allora, da chi devo partire? Ditemi voi, sono a vostra disposizione. No, da me, no. Ladies and gentlemen, anche lui è la seconda volta che suona qui a San Giorgio Piacentino. È un bassista che ne ha fatte tante, di belle, di belle, di brutte. L'unico bassista italiano ad aver accompagnato Eric Clapton. Quando faceva il tassista ha accompagnato Eric Clapton all'aeroporto della Malpensa. Scherzi a parte, l'altro giorno stavamo facendo le prove e ha telefonato il leggendario Sting. E sai cosa gli ha detto? Scusi, ho sbagliato il numero. Ladies and gentlemen, come vedete nel suo perfetto look giovanilista, abbiamo detto l'applausometro, quindi adesso a parità di silenzio vediamo un po' come si fa. Si avvicini. Buonasera, lei si presenta per il genere? Blues. Ok. Al basso elettrico, Tino the Cappellman Cappelletti. Non è un batterista soltanto. È un percussionista, è un bassista, suona la cravattina di ottone, non ce ne sono tanti di personaggi in giro così. Per le sue origini sarde è conosciuto nell'ambiente blues come il muflone del blues. Ladies and gentlemen, il nurag del blues, alla batteria Massimo Serra! Molti mesi lui ha fatto la fortuna di un agente dell'Alessandrino che lo portava nelle discoteche e lo spacciava per Jonathan del Grande Fratello. Allora, lui con un cappello, la faccia da ciulla ce l'ha comunque anche lui. E adesso che mi viene in mente, posso raccontare quell'episodio dell'autogrill. Qualche tempo fa su un autogrill, non mi ricordo dove, era notte fonda, e a un certo punto entrano due, un lui e un lei, di corsa. E io, proprio così, tac, subito ho detto, guarda quei due come si mettono a correre, sono le 3 di mattina. Si buttano al suo collo e fanno, ci vogliamo bene Jonathan del Grande Fratello. Lui era lì con il cappello, mezzo rimbambito. Allora ha preso una birra e un fazzolettino di carta dal bar e gli ha scritto, con tanta simpatia, Jonathan del Grande Fratello tutto attaccato. Ladies and gentlemen, per fortuna lui con Jonathan del Grande Fratello, saluto tutti quelli presenti del Grande Fratello, signore e signori, un chitarrista che prima di suonare nella Travis Blues Band suonava in un gruppo biellese che si chiamava i Balabute. Vedi che ridono. Signori e signori, per favore, dai, cioè quando ho presentato voi, cioè allora, e allora andiamo. Però aspetta, alla chitarra elettrica, alla lap steel, al mandolino, all'ukulele, Alex Key, Tagliacco! Thank you.
non solo, anche all'estero, a portare in alto il vessillo del blues made in Italy. Lui ha cominciato a suonare il blues quando in Italia il blues non se lo filava praticamente nessuno, erano altri tempi, erano i primi anni 70, si ascoltavano altri generi, il cantautorato di protesta, il progressive e cose di questo genere, e lui no, imperterrito con la sua passione per il blues, non solo con i concerti ma anche con saggi, articoli sulle principali riviste, trasmissioni radiofoniche e televisive, e a giudicare dalla vostra presenza qui questa sera nel 2010 ha avuto ragione lui, perché continua a coinvolgere e a far conoscere questo genere a gente che prima magari non lo ascoltava, che grazie a lui scoprono i vecchi classici, per cui è un'operazione culturale questa. E lui è una gran persona, oltre che un grande musicista, soprannominato il Puma di Lambrate, come gli inglesi hanno John Mayer, il Leone di Manchester, noi in Italia abbiamo il numero uno del blues, ladies and gentlemen, Mr. Fabio! Al servizio del blues!